Questo video è in collaborazione con Grande Inverno e Fantasia Store, dove se inserirete i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto e con i network Keyforge Italia e Crazy Killing Machine. Buona visione! Signori, ben ritrovati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Come poteva mancare un key match dove due mazzi di mutazione di massa si contendono la vittoria a suon di chiavi? Semplicemente non poteva. Quindi oggi qui, in questo video, vedremo confrontarsi due unici della quarta espansione di Keyforge. Andiamo a dargli un'occhiata. Qua ho Tengu, giardiniera di fibra mansueta, con casate Dis, Logos e Ombre. Di qua che abbiamo Deneve Calvino, esploratrice di cifra bianca. Fantastico. Allora, vediamo chi inizia. 5. Se inizi tu, ecco. Inizio io, ma per una volta. Allora, vediamo un po'. E una. Allora, vediamo un po'. Iniziamo subito con. Come si chiama il canale? L'Arconte del Crogiolo. Forse l'ho pensato, ho cercato Keyforge Italia. Davvero? Sì. No, questo vuol dire che funziona. Allora, gioco, scelgo Dis e gioco Imp Vesticatore. Vai. Distrutto, il tuo avversario hai pure una carta casuale dalla mano. Bello. Vai. Archivio 1. Ok. Allora, stiamo togliendo. Ok. Figlia. Bene. Fantastico. Vai. Allora, quello che cosa fa? Distruggi il serum d'angelo e puoi utilizzare tutti le mutanti, vero? Mm-hmm. Ok, allora. Gioco Logos. Allora, Q-Mac, ti catturo uno. Mm-hmm. E pesco uno. Dopodiché gioco un bel cyberclone sulla figlia, te la evuro. Zip. Dopodiché sulla punta della lingua, prendo l'ambra e vado a prendere Logos, vediamo qua. Oh, perfetto. Allora, questa qua sotto, sempre sulla punta della lingua. Grazie, sempre sulla punta della lingua. Quindi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ok, va bene. Dopodiché. Invece che io l'hanno portato su. Ma no. Dopodiché, vortice entropico, mi faccio un danno sull'improvisticatore, questa te la prendi, mi prendo un'ambra e qui apro una carta dalla mano. Poi. Allora, da 1 a 6. Da 7 comunque. 7, 1, questa. Allora. Qual era? Ah, bene, molto bene. Dopodiché, passo. Santum. Ok. Ok. Questo è lui. Per combattere lui, Mentre in gioco pronto è tirato. È la prima volta che utilizzo i segnalini a tirato. Vabbè, non cambio niente. Picchio. Picchio. Tutte e due? Sì. Ok. Allora. Vai. E lui gli fai due danni, che ovviamente no, e lui gliene fai uno solo e gli togli il segnale. Io? Devo attaccare con lui alla seconda, no? Questo qua per la protezione. Dai, l'arma a caso. Vabbè, hai fatto due danni al cyberclone che c'aveva due. Lo so, no, però c'ha illusione. Non copia la vita della figlia. No, soltanto la forza. Sì, non copia, non copia. Se no troppo forte, veramente. Allora, gioco Ombre. Va bene. Allora, gioco Ombre.
Gioco Francis l'economista. Guardate laggiù, faccio 2 danni sullo zelota. Mm-hmm. Non avendolo distrutto, ti rubo 1. Dopodiché, dadi fortunati. Passo. Attenzione, la fontana dell'occhio. Allora. Picchio. Un danno. Un dannetto. Accolgo. È giusto. Accolgo. Ripristini. Ripristini, lo accolgo. E di 2 ne prendi. Hai capito. Logos, riprendo in mano gli archivi. Collaudi standardizzati, distruggo ogni creatura meno forte e ogni creatura più forte. 4-4-2 sono loro. Quindi tutto distrutto, sì. Bella la parità. Dopodiché, Q-Mac, pesco una carta. Ingegnere Titano. E Q-Mac, pesco una carta. Comunque spaccando le mie creature mi ha fatto un favore. E dopodiché passo, sì, passo. Distruggo ogni creatura non mutante, attango un vincolo. Ok. Attenzione. Vai. Mica bot è l'altro bot, va bene? Allora, vediamo un po'. Ciao. 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 Allora, un gioco di Brabble. Incubo occhi aperti, repubblicati allora, da fare un po' più, ma non è che cambia. Pendaglio del dominatore. Lamento dei dannati, lo distruggo. Ecco, quello non passo. Era italiano. Hanno fatto anche un cartone animato molto carino. Serio? Mm-hmm. E quanto è durato? Recupero l'archivio. È un film. Che fa questo se scoppia? Ti faccio perdere un'ambra, se invece me lo scoppi tu te ne faccio perdere 3. Vabbè. Sei contento? Anche no, perché mi schierà le ambre. Rende tu artefatto. Quale? Entrambi, in realtà, perché no? No, ma sei un maledetto allora. Va bene. Guarda che maledetto maledetto che sei. Andato in moto sto maglio maledetto manca. Ah, ok, ok. Fa un nome del genere. Io sono check, eh? Vabbè. Sì. Ma comunque non posso inserirti di portare. Allora, mi ha detto che non erano disponibili, li hanno tirati e ce l'hai prioritato. Ah, opportunista, invece sì. Ah, ok, è il gioco. Io vado in check. Ah, ma quanto sei maledetto. Dai. Va bene, allora, in caso sono gli archivi, scelgo Logos. Allora, andiamo subito di Quark letale rimbalzanzo. Sì, ti faccio perdere pure un'ambra. Perché qua praticamente, cioè ti facevo un danno e poi te lo spacchiamo. Sì, sì. Vabbè, meglio perdere uno che tre. Ma infatti sì. Hyde te ne cattura una. Q-Mac ti cattura un'ambra e pesco una carta. Un altro Q-Mac pesco una carta. Sulla punta della lingua. Sono quelle che fanno girare il mazzo. Praticamente devo aspettare, se non ricchi male. Voi chiamate come un nera. Così. Dopodiché metto anche un velum e passo. Check. Ah, posso, Leianina, si ricorderà un altro solo due. Sì, insomma, scherzo di vivo. Ciao, grazie. Che fanno i stucchi? Gli archivi. Ok, quei cosi quindi fanno. Praticamente quando viene distrutto, se c'è anche Velum che sta per andare nella pila degli scarti, lo archivio insieme a Velum. Ok. E questi quando raccolgono, se sono in combinazione con lui, archivio 2 carte, con lui ne pesco 2. Mm-hmm.
No! Maledetto! Vabbè, non fa niente. Ah, cacchio, che faceva? Sì. Una carta. Ah, sì, quando ripristini una creatura che fai danno. Quindi immagino qui. Sì. Okay. Non si archivano insieme? Sì, si archivano, sì. Ah, okay. Praticamente quando distrutto insieme. Niente, scusa. E questa pure archiviata, via. A posto. Fantastico. E vai. Gioco di Is. Oddio, dovevo fare questo comunque. Che fa? Catturi uno? Sì. Quando combatti? C'è una carta nemica, sta distrutta in questo turno, una carta nemica cattura uno. Sta arrivando. Vai. Allora, gioco Dis, te lo spacco. Perché non hai icone bonus sopra. Dopodiché gioco un Gabos, lunghe braccia, faccio un danno al Q-Mac e me lo archivio. Snaret, passo. Lo rimisco. Vai. Check. Ombre, devi giocare, faccio questa due danni. Ah, due danni, no. Ok, va bene, va bene. Tengo un'ombra e poi vabbè, intorno. Perfetto. Vai. Appoggio. E credo di andare di ombre, per forza. Allora, guardate laggiù, faccio due danni qua, se non è distrutto ti rubo uno. Pizza eterna. Dopodiché per forza lo devo fare, per forza. Onda oscura, due danni a ogni creatura non mutante, quindi due danni qua e quello è mutante, quindi a posto. Dopodiché vado di opportunista, prendo un'ambra e ne catturo una. Altro opportunista, prendo un'ambra e ne catturo uno. Vabbè. Rifugio sicuro, prendo un'ambra e ne catturo uno. Dopodiché vai, check. Spacco, posso usare le mutanti amiche. Accolgo. Ok. Collaudi. Ah! È lui, eh? Sì. Non lui. Ne gioco un altro. Un ah, buon... ne hai due? Sì. Ok, no, questa è la censura. Collaudi. Ok, ok. Censura. Vai. Porgio. Quindi tu sei in check, stai. Sì. Spero di averci rimanere a sto giro. Mi sa che ci rimani. Vabbè, invece riprendo in mano gli archivi. Gioco Logos. Quindi Logos, prendo in mano gli archivi. Allora, facciamo un bel Q-Mac, peschiamo una carta, catturiamo un'ambra. Un bel Hyde, catturiamo un'ambra. Non ci doveva rimanere. Q-Mac invece no. Pesco una carta. Questa è carina. Un Velum. Mi faccio un vortice entropico sul Velum. 4 danni e 2 ambre. Eh sì, forse. Dopodiché vai. Ombre. La pina alla spina. Accolto, distrutto. Questo cosa si archivia, tanto vale questo qua lì, qua i due danni. Vecchio brunaccio. E vai. Allora, vediamo un po' se riesco a fare qualcosa di interessante. Sì. Forse. Non ne sono manco sicuro. Allora, aspetta, Va bene, allora gioco. Sì, potrei farlo. Sì. Gioco Logos.
raccolto, raccolto. Un livello di raccolto. E questa è una carta. Sulla punta della lingua. Pronto? Ok, ne sì. Gioco un altro. Va bene. Fantastico. Dopodiché gioco. Va bene, dai, non ti preoccupare perché tanto l'ho rimandato, tipo, non volevo più. Quarto le dalle rimbalzante, faccio un danno qua, mi spacco un più Mac, non ti spacco il vecchio Bruno. Lo so, dopodiché mi spacco un Knight, mi spacco la terza ladra, essendo il cimitero anche Velum. Era necessità e c'è. Si vedono entrambi. Passo e check. No, perché non posso impedire di forgiare. Vabbè, si sì, forgia, però comunque due, non posso impedirti di forgiare. Ok, ottimo. Grande. Prima di concludere, volevo ringraziare Celestino per aver messo il suo tempo a mia disposizione per la registrazione di questo video e un ringraziamento speciale va alla fumetteria The Lost Dungeon per averci fornito la cornice ideale per questa quarta puntata. Mi auguro che il video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, volevo invitarvi ad iscrivervi ai canali che sono comparsi in sovrimpressione per seguire in maniera attiva ogni contenuto e per sostenere la community. In più, in descrizione troverete la wiki con tutte le carte di Keyforge pubblicate finora e se durante una partita vi verrà qualche dubbio su come risolvere un determinato effetto, per ogni carta ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.